Salve amici, amiche carissimi e benvenuti nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questo insieme di colori, di vivacità di colori, perché ho avuto l'idea di utilizzare in maniera ridotta, perché questo è un semplice campioncino, tutti i resti di lana che ho utilizzato per svariati lavori. E realizzare così una un'elaborazione particolare di colori fra loro intercalati, anche in misura diversa, un po' più ampia o meno ampia, utilizzando questo punto che avevo chiamato punto giuggiole. È molto bella l'idea perché capita di avere degli avanzi di lana, dei resti e si possono utilizzare per realizzare anche cose molto utili, tipo una copertina o un copriletto, un copricuscino, un coprispalle e non si butta via niente. È molto bella l'idea, la chiamerò infatti idea colorata. Proprio perché ho messo un insieme di colori, come potete constatare, diversa varietà. Hanno la stessa qualità, è 100% acrilico, quindi non sfasa il lavoro e si parte come voi desiderate o vorreste anche assimilare e avvicinare i colori che vi sono avanzati come meglio credete. Ma immaginatevi che colorosità darebbe a un copridivano o a un lettino da bimba, da bimbo o a un copricuscino. È molto bella. L'idea è la mia, è questa, è un'idea semplice, quasi diciamo molto semplice, molto umile perché anche gli avanzi, anche i resti di lana sono utilizzabili e questa è la dimostrazione. Spero che vi dia un'idea per poter realizzare quello che vi sto presentando e che sia anche un'idea molto pratica, utile per realizzare le cose più belle, per elaborare i lavori più belli. Io non ho contato neanche i passaggi perché sono andata a fantasia. Sì, ho realizzato tutto a fantasia. Può essere più ampio il colore che ho usato, meno ampio, di un solo passaggio, di più passaggi, dipende dalla vostra creatività. Questa è la mia e ve la presento così. Certo, è un piccolo campione, è ridotto, però io do l'idea e poi starà a voi svilupparla se vi piace o meno. Spero che sia di vostro gusto, spero che sia di vostro auspicio poterla realizzare. E che vi dia l'idea anche di poter recuperare tutti quei gomitolini di lana avanzati in qualcosa di bello e di creativo. Certo, il punto non è reversibile, questo è il retro come si presenta, però quello che ci interessa è il davanti. Ripeto, ho utilizzato il punto che avevo chiamato giuggiole in un altro tutorial per creare questa bellissima fantasia coloratissima. Idea colorata, un'idea colorata, vivace. Quindi andrei subito al tutorial e vi dico che qua ci vogliono sul ferro per qualsiasi lunghezza, larghezza, ampiezza vogliate utilizzare un numero pari di maglie. La maglia, così come si presenta, è molto bella, elastica e versatile, pratica per poter elaborare tutte le creazioni che la fantasia vi indurrà a lavorare. Quindi vi propongo per ora, con un campione magari più piccolo e ridotto, quello che è il punto come si presenta. Il punto si presenta in tre passaggi, che è molto semplice, sono semplicissimi, ma quella che mi fa più, che mi dà più impegno nel lavoro, diciamo creatività meglio che impegno, è mettere l'insieme di tanti colori, di tante varietà di colori, l'una vicino all'altra, con ampiezze anche diverse, non è detto che debbano essere tutti uguali, però
per creare qualcosa di bello e di speciale. Io, ad esempio, ho l'intenzione di creare con questi avanzi che mi sono rimasti, e non ho problema a dirlo, dico la verità. Mi dispiace non utilizzarli, lasciarli così. Una copertina da lettino. Immaginatevi anche voi una copertina, in una copertina coloratissima, piena di colore solare, in un lettino da bimba. Quindi questa è la mia idea. Poi spero che piaccia anche a voi. Il mio auspicio è questo. Allora, partirei con un piccolo campione. Questa volta facciamo un campioncino più ridotto, anziché mettere 20 punti, ne metterei soltanto 12. 12 punti, 12 maglie. 1, 2, 3, spero di essere visibile. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Proprio per darvi l'idea di come fare il punto che avevo già proposto, ma la cosa principale e particolare è cercare di alternare i colori svariati. Allora, io vi propongo solo questo colore, poi sarà a voi aggiungere o ampliare di più il lavoro con svariati punti, svariati lavori, scusate, colori che vi piace poter mettere insieme. Incomincio a fare il primo passaggio, che è il punto tutto al dritto. È molto semplice anche il punto, l'avevo già proposto. E io non mi metto qui ad essere un po' lunga nei tempi per alternare colori diversi, lascio a voi questa creatività, ma vi faccio vedere solo il punto che ho utilizzato per realizzare questo lavoro così bello e così solare, così colorato. Un numero pari di maglie sul ferro, inclusi logicamente quelli di bordo o, come si suol dire, di vivagno. Quindi io ho lavorato questa base che ho fatto al dritto. Voi fate una base che meglio preferite, che sia di vostro gusto, che sia più adeguata a ciò che ritenete meglio per quello che dovete realizzare. E andiamo con il punto. Allora, il primo passaggio l'abbiamo fatto al dritto. Adesso facciamo il secondo. Lavoro il punto di bordo, poi prendo due punti, due maglie insieme, badate bene. Scusatemi, è uscita fuori dal ferro. Due maglie insieme, le lavoro al dritto. Due maglie insieme e le lavoro al dritto in un unico punto. Due maglie insieme e le lavoro al dritto. Due maglie insieme. Mi scivolano. Due maglie insieme e le lavoro in un unico punto. Due maglie insieme, le lavoro in un unico punto. Due maglie insieme, le lavoro al dritto insieme in un unico punto.
e il punto di bordo. Questo era il secondo passaggio. Il terzo passaggio è un po' particolare ma semplicissimo. Allora faccio sempre il punto di vivagno, io lo lavoro al dritto, poi badate bene, tra un punto e l'altro, qui noi prendiamo in considerazione la trama del filo centrale e la lavoriamo al dritto perché in questo modo recuperiamo anche il punto che abbiamo lavorato insieme prima. Poi lavoro il dritto normale. Nuovamente raccolgo il punto della trama tra una maglia e l'altra, la lavoro al dritto, recuperando il punto perso, lavoro anche l'altra maglia al dritto. Prendo la maglia centrale della trama tra una maglia e l'altra, la lavoro al dritto e il dritto della maglia successiva. Di nuovo la trama del lavoro tra un punto e l'altro, la lavoro al dritto e il dritto successivo. Ancora la trama che raccolgo questo filo tra una maglia e l'altra, la lavoro al dritto e il dritto normale. La trama tra un punto e l'altro la prendo col ferro. Oh, scusate, alle volte diventa, è una cosa semplice, diventa un po' più complicata. La lavoro al dritto e poi lavoro il punto di bordo. Questo era il secondo passaggio. Il terzo passaggio è più semplice che mai perché lavorerò tutte le maglie come si presentano al dritto. Quindi, facilissima. Questo è anche il terzo e ultimo passaggio. Dando conformità e forma al punto chiamato giuggiola. Poi si ricomincia dal primo punto, dal primo passaggio. Ecco qui. Guardate le nostre giuggiole come si notano e come si vedono. Non vorrei essere ripetitiva e noiosa, per non essere, ma potresti anche rivedere il video volendo, però mi piace essere specifica e vi ripropongo il punto così come ho fatto prima. Questo è un colore, ma a questo punto potreste partire da davanti, da dove abbiamo iniziato col primo filo, anche al cambio di colore, che in questo momento io non mi trovo, se non posso utilizzarne uno, vediamo se ci riesco a utilizzarlo senza imbrogliarmi. Per farvi vedere anche come l'ho utilizzato, un cambio colore ripetendo lo stesso tipo di punto. Allora lavoro il punto di vivagno, lo lavoriamo al dritto e poi due maglie insieme le lavoriamo al dritto. Questo è il primo passaggio. Due maglie insieme al dritto, ho fatto il cambio colore, due maglie insieme al dritto. Ops, le ho perse, scivolano. Lavorate morbidamente, che conviene sempre per agevolare il lavoro. Renderlo più morbido, più facile. Due maglie al dritto, una e due, in un unico punto. Due maglie al dritto, una e due, in un unico punto, con un colore diverso. È il punto di bordo. Rigiro il mio lavoro
e vi ripropongo nuovamente il punto. Allora, facciamo il punto di divagno, poi tra una trama e l'altra delle maglie raccolgo questa intermedia e lavoro il dritto perché recupero la maglia che ho lavorato insieme quando, nel passaggio precedente, il dritto normale, la maglia presa nella trama tra un punto e l'altro, la lavoro al dritto e il dritto successivo. La maglia presa tra una trama e l'altra e la lavoro al dritto e il dritto successivo. La maglia che prendo tra una trama e l'altra, la lavoro al dritto e il dritto successivo, recuperando in questo modo anche i punti che abbiamo lavorato prima inizialmente insieme. Quindi la maglia intermedia tra un punto e l'altro al dritto e il dritto successivo e il punto di bordo. Abbiamo cambiato colore, io ho dimostrato anche questo, che è molto semplice. Fate voi i passaggi quanti ne vorreste aggiungere o togliere. O aggiungere o meno, non togliere, aggiungere di più o meno, volevo dire questo, scusatemi l'lapsus della frase. Ora, come terzo passaggio, lavoriamo le maglie come si presentano al dritto e poi si ricomincia tutto da capo. Spero di essere stata semplice e che sia anche di vostro piacere e di vostro gusto. L'idea che vi sto proponendo, la mia è un'idea, non ha un punto particolare, perché questo punto chiamato da me giuggiola è un punto che avevo già proposto. Però spero di darvi l'idea, perlomeno, di come poterlo utilizzare intercalando svariati colori, e parlo di quei colori che rimangono degli avanzi dei resti di lana che abbiamo lavorato e sono rimasti inutilizzati. Quindi, una volta che abbiamo aggiunto un colore, due, tre, alla fine abbiamo ottenuto un lavoro coloratissimo, bello, solare, particolare, che si può applicare in svariati lavori, come ho detto precedentemente. Ecco qui, l'idea è tutta qui. Spero che vi abbia dato un'idea. Spero che il lavoro vi piaccia. Guardate, questo è un campione un po' più vasto, un po' più ampio, e ditemi voi se non è coloratissimo, è belino e anche particolare, così come particolare il punto. Però è adeguato per svariate creazioni. Io non voglio essere ripetitiva, lascio a voi la creatività di realizzare ciò che meglio credete. Spero di avervi detto tutto, spero e auspico che sia di vostro gusto anche questo punto di idea colorata. Idea coloratissima, e siccome non mi resta altro da dire, non vorrei soltanto salutarvi e ringraziarvi per la compagnia che mi avete fatto, per me assai importante, e per l'attenzione che mi avete rivolto. Ringrazio e saluto tutti i miei iscritti con affetto e con stima, ma anche coloro che non mi seguono, li ringrazio, che mi seguono ma non sono iscritti. E ringrazio comunque. Spero e auspico che sia di vostro gusto quello che vi ho dato come idea. La mia, ripeto, è una semplice, umile idea. Lascio a voi la fantasia di creare quello che meglio pensate per voi utile, e io me lo auguro, lo auspico, lo spero. È un modo come un altro per recuperare anche quello che è avanzato. Quindi, siccome abbiamo lavorato i ferri, io vi saluto come sempre en français, dicendovi a tricoter, al prossimo tutorial, con cose sempre belle, semplici e coloratissime, come queste magari, belle da realizzare.
Vi do appuntamento al prossimo tutorial e vi aspetto. Ciao, grazie, a tricoter. Con affetto, ciao, al prossimo tutorial. A tricoter, ciao.